può essere molto interessante. Cioè, quando noi insegniamo appunto ai bambini a disegnare, cosa gli diciamo? Il bambino vuole disegnare fecondo un pesce. Tu cosa gli dici? Fai un ovale, poi questo ovale ci aggiungi una coda, poi ci aggiungi un occhio e lì abbiamo un pesce. Quindi, che so, parti dalla forma base, che può essere un ovale, aggiungi magari una cosa, una forma che ti dà una coda, poi aggiungi un occhio e hai un pesce. Questo tipo di semplificazione che noi ritroviamo moltissimo nei disegni infantili è una cosa che è molto utile per chi disegna, perché così anche un pesce complesso comunque parte da questa forma, poi questa forma qui si muove nello spazio, quindi non sarà mai una forma così, diciamo, piatta, a meno che noi non vogliamo fare qualche composizione creativa con forme semplici, no? Però poi, sapendo che il pesce ha questa forma, tu puoi fare un pesce che magari si muove, quindi che so, riesci a rappresentare un pesce che si muove nello spazio, quindi nell'acqua, e che si muove attraverso l'ondulazione della spina dorsale, il movimento della spina dorsale. A quel punto, però, poi noi sappiamo che la forma base è sempre simile. Quindi questo aspetto della semplificazione, della ricerca delle forme semplici, ci è molto utile. Prendiamo altre forme, per esempio, che so, il rombo. Il rombo è un'altra forma semplice e noi possiamo anche giocare con queste forme, perché noi possiamo, ecco, fai conto che noi facciamo sul nostro blog una serie di studi partendo dalle forme semplici e trasformandole in forme con un significato. Possiamo, che so, trasformare il rombo in un aquilone. Il nostro rombo, anche questo, può essere anche questo un pesce. Questo può essere, per esempio, un modo di andare a cercare significati nelle forme semplici. Allora, un altro gioco che io faccio spesso è quello di lavorare con forme casuali. Cosa significa? Che ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti.